Sempre 16 giugno, siamo qui in via dei Gordiani, angolo via Checco Durante. Qui questa mattina vi ho già mandato in onda un bel filmato dove un gruppo di volontari, tra cui Paolo, un ex funzionario in pensione del Comune di Roma, hanno fatto questo po' di lavoro. Guardate che roba. Chiaramente, voglio dire, qui era stato promesso, come al solito, che magari sarebbe venuto là, ma cioè, qualcuno qui doveva venire, perché chiedere poi ai cittadini di fare azioni di volontariato e poi non essere supportati neanche per un'azione elementare come quella del carico e del portare via questa erba, voglio dire, grida vendetta. Questo monumento non si vedeva più, era letteralmente coperto per due terzi nella sua altezza. Guardate che montagna di roba che hanno levato questi pensionati. Giustamente, come dicevamo stamattina, qualcuno di loro ha detto che diciamo, un gruppo di volontari presso l'acquedotto, Parco degli Acquedotti, nel municipio oggi 7, voglio dire, è riuscito ad avere dal municipio un minimo di attrezzatura, zappette, rastrelli, scope, insomma, forcine, perché insomma, oltre e tutto, oltre sì anche sì signore, nel senso che questi signori ci hanno messo roba del loro. Ecco qua, non vi rubo tanto tempo, ma era doveroso farvi vedere cosa sono riusciti a fare. Mi sembra che erano quattro giovani pensionati, perché intendiamoci, erano giovani, non erano insomma acciaccatelli. Qui c'è rimasto dell'asfalto, nessuno toglie. Quella è l'aiola che facemmo io, l'ho già detto stamattina, in Lombardozzi 10 mesi fa, ma nessuno c'è più venuto e le erbe infestanti stanno tornando più forte che prima. Guardate qui, che spettacolo. Qui adesso basterebbe un lavoretto di rifinitura col tagliaerba, roba di 10 minuti e verrebbe fuori veramente un gran bel lavoro. Ma il tagliaerba questi signori non ce l'hanno, già hanno fatto tanto. Guardate, in via della Primavera stamattina hanno tagliato l'erba e l'hanno tagliata con la trincia, diciamo, col trattore, non togliendo l'immondizia. Guardate questi ragazzi, hanno tolto anche l'immondizia. Veramente bravi, veramente un encomio.